Montesano prima. Ah! Anch'io ho fatto i film con mio amico Dean Martin. Però a me non mi hanno chiamato. Adesso mi hanno chiamato a me. Mi hanno chiamato adesso per dirmi vai lì e fagli fare quattro risate. Beh, se per cortesia volete farmi subito la prima, così le altre tre ce le fa fare Nixon. Buona questa! L'ho raccontata in un ristorante cinese. I cinesi ci hanno tanto riso. Giaguare dal sorriso stabile, l'occhio vispo e la falcata elastica, morbide, tutte molto sexy, eleganti, taglia maxi come alani americani, sicurissime di sé. Signore, signori. Signorina. È bella fin qua però, eh? Montesano, seconda! Ai! Aia! Grazie, veramente sono commosso, è una bellissima sorpresa, non me l'aspettavo e grazie, siete stati veramente, questo è un gesto di grande solidarietà fra colleghi. E vedeve, non mi lasciate solo, anzi questa vostra presenza qui, amici, mi spinge, mi dà il coraggio per chiedervi una cosa. Se durante il corso di questa mia avventura io avessi bisogno, potrei contare su di voi? No! E calla, mi hanno lasciato solo. Questi mi lasciano solo. E buche. Che fate, formalizzi? Metta la freccia a sinistra e gira a destra. È pure troppo che segnalo. C'ho la marmitta sporca. Fai rumori perché è da seconda mano. Giovanotto, lei è in contravenzione, che fa? Concilia? Che vuol dire? Che lei è in contravenzione, quindi deve pagare la multa, che fa? Concilia? Che vuol dire? Vuol dire che con il semaforo rosso non si passa, vede?
Al semaforo. Lo posso vedere? Bello. Pare l'albero di Natale, c'è le luci. Che fa? Mi fischia sul naso, mi fa vento, c'ho la sinusite. Lo vede? Lo vede? Quelli lì con il semaforo rosso si sono fermati tutti, quelli lì. E che mi importa a me? Mica sto con loro. Poi l'automobilista che invece preferisce dopo 10 km far guidare alla moglie, che generalmente la moglie è sempre vicino al marito, no? Questa nostra cara Eva uscita dalla nostra costa. E allora passa, cara guida tu, c'è, è notte, c'è un po' di nebbia, si mette così, la moglie, oh, ti faccio vedere io. Cara, vai piano, ti prego. C'è la nebbia, lo vedi che non si vede. Ma non ti preoccupare quando guido io. Dormi, dormi. Ma che dormo? C'è la nebbia, vai piano. 6.000 giri, 190. Cara, ti prego, vai piano. Intanto il marito scende, no? Si rannicchia sotto così al cruscotto. Cara, ti prego, vai piano, che c'è la nebbia. Ti ho detto non ti preoccupare, guido io. Ma cara, ti prego, c'è la nebbia, che non siete niente, ti prego. Non ti preoccupare, supero, guarda. Una voce nella nebbia. Ma che succede? La moglie esce dai rottami. Ma come, che succede, che succede? Lei piuttosto con un autotreno e i fari spenti in mezzo alla strada. Ma quale autotreno, autotreno? Questa è casa mia. Succede. Chi mangia la cotoletta, chi mangia l'orecchietta, chi l'aglio sulla bruschetta, pure se torna su. Chi mangia lo spaghettino con il pomodorino e col peperoncino, pure se brucia un po'. La mozzarella, chi mangia la pappardella, chi mangia la tagliatella, pure se grassa un po'. Davanti a una mangiata e una bevuta, a tavola l'Italia è tutta unita. Buona lasciano sempre solo. Sono sempre qui solo in questo teatro. Non c'è niente da fare. E pensare che io ho fatto il teatro per parlare, per conversare. Oggi invece non si parla più, non si conversa. Forse anche perché la gente ha paura di sbagliare, eh? Perché l'italiano, diciamocelo sinceramente, è una lingua infida. 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 Infida o infida? A me è la virgola che mi frega, quindi io... Eh sì, e perché i verbi, accidenti, sono pieni di trabocchetti. Io credevo che voi stettete. Bubu stettete. Questo è un congiuntivo che regge il bubu, oh.
E perché i passati remoti mica scherzano in questa lingua nostra? Per esempio, c'ero solo in casa e allora mi ricordo che per mangiare mi cuoci. C'è quanto? Mi cuoci. No, mi cuocui. Mi cuocu. No, mi cuocui. No. Mi cuossi. Mi cuossi è giusto, c'è poco da ridere. O mi cuossi o mi cocetti. Cocetti sembra un cognome. C'è Cocetti, presente, cuocia due uova. Così uno si leva il problema del passato remoto e si ritrova le uova. Qua, se uno non si appiglia al dialetto, come aveva giustamente intuito Pasolini, non ne esce fuori. C'era almeno il vantaggio che una volta questa lingua, questo italiano, era ricca, aulica. Oh, my diary, mio diario, confidente e solitario. A te affido la mia vita scritta in punta di matita. Viaggi, incontri, gioie, sorprese di una romantica donna inglese. Oh, my diary, mio diario. Il mio soggiorno in Italia si arricchisce sempre più di nuove esperienze. L'ultima che ho fatto è stata quella del rapporto che corre tra gli italiani e il loro sistema fiscale. Le tasse, sì, le tasse si dice. Molto pittoresco! Si accomodi. No. Prego. Arrendite! Ma rendo! Sì, sono innocente! Non sparare! Cosa ha capito? No, dico arrendite, rendite pecuniarie! Eh? Ha delle rendite, c'è qualche cespite d'entrata! No, non c'ho niente! Possiede terra? Due asetti! Uno portato a Basilico e uno a Mentuccia! Sapesse, dottor? Personale? Hai tante, capelli biondi, ondulati, occhi azzurri e sguardo assassino. Gagozzi, si sieda per piacere. Grazie. Intendevo dire se ha personale di servizio. Ha o ha avuto una donna di servizio? Sì, ce l'ho avuto una nel 71, si chiamava Carolina. E perché non l'ha denunciata? Ma sì, ma voleva denunciare lei, che abbandono del finanziamento. Sì, ho deciso. Questo è un paese da cui non esco, perché riserva molte sorprese. A una romantica, a una romantica donna inglese che è sempre a caccia del pittoresco. Pittoresco. Signora, pittoresco. Ma signora, Orazio! Artemio! Dante! Ma dove saranno andati? Ma sono perso i paesani miei! Ma dove saranno andati? Oh! Leggimo! Ma sono perso i paesani miei! Eremo una comitiva! Una corriera charter da Velletri! Sette! Siamo rimasti uno! L'andri sei sono dispersi! O prigionieri di qualche trambe! La porta imbecille! Ma e mo come si servono quelli? Eh? Oh! Come? Quelli mica ce la sanno la lingua del posto, sa? E quelli parlano soltanto velletrano, parlano! Perché qui a Roma si parla inglese, americano, te capiscono, te serviscono, te riveriscono. Ma se parli burino, te lasciano lì come ingredito. Non c'è diavolo, ha capito? Ma come dico io? È l'anno santo e per le strade non c'è sta manco un interprete? E se lo sapevo, mi portavo l'interparo con la velletta, ha capito? È che qui dentro sta città Roma non si può più camminare per le strade. Ci staranno più di 1000 macchine. Ma non ce lo sai che passa una macchina e dopo 10 minuti te ne passa subito un'altra. Roma, ci siamo. Aiutami tu.
Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu, quando vuoi, ste cose le combini bene. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fargli di desì. Dammi una mano a fargli di desì. Scegli tutte le stelle, più brillarelle che poi. È un friccico di luna, tutto per noi. Fagli senti che è quasi primavera. Mannali meglio grilli che fa cri cri. Mannali meglio grilli che fa cri cri. Presti a ver ponentino, più malandrino che c'hai. Roma regge mermoccolo stasera. Però che pace è qui a Campovaccino, fra sti ruderi di Roma antica. Beh, pare adesso Caracalla. Smorzamo la lanterna? No. Li senti i grilli? Ma sì, sei te. Io? Me possino cercarmi, sono proprio i grilli. Sì. Buonasera. Io sono pigro, sono l'uomo più pigro del mondo. A me non mi va a fare niente. A me sto fatto che devo stare in piedi già mi disturba. Io sono nato stanco. Figurate un po', io evito qualsiasi movimento inutile. In villeggiatura vado a fermo. A un si muove una foglia. Lì, ad avete... Poi io sono nato proprio stanco. Fino a 10 anni, tutto culla e lettino. Lettino e culla. Poi sono dovuto andare a scuola. I miei mi volevano far fare l'avviamento. Ho preferito le medie, e questa va scherzata. Mamma, ambi. Però poi dopo mi vollero istradare sugli studi musicali. Io scelsi pianoforte per via che se sta seduti. Poi quando ho saputo che se devono fare scale, ho lasciato perdere. E che scherziamo? Ma io sono talmente pigro, penso, e cerco di evitare ogni motivo, ogni movimento inutile. La mattina, per esempio, io siccome di camera sto distante dal bagno, quando mi alzo che mi sveglio, mi faccio cadere sul pavimento e poi grido a mia madre, grido, faccio così, amà, amà, apri il rubinetto dalla vasca. Mia madre si riempie tutta la vasca, l'acqua trabocca, allaga casa, quando arriva all'altezza della cintola, mi do una sciacquatina al viso. Alle orecchie no, perché se fa troppa fatica, quando cammino che piove tante volte mi metto così e mi do una sciacquatina. Cari ascoltatrici, buonasera a tutte voi dalla vostra cara zia Sally, che è qui pronta per rispondere a tutte le vostre lettere e a tutti i quesiti che mi porrete di carattere estetico o sentimentale. Cominciamo col prenderle una lettera a caso, sì, una qui, no, non importa. Dunque, vediamo qual è il primo quesito che mi pone la cara ascoltatrice, che è la signorina Maria Grazia Rosmarino di Selva di Valgardena o Valgardena, non so. Cara zia Sally, sono afflitta da una folta peluria, sempre più folta e fluente, lunghezza media di un pelo 60 centimetri circa. Che mi incornicia il viso, e non solo il viso, ma anche il corpo, le braccia e le gambe. Figlia mia, tutto ciò mi crea un certo complesso, ti capisco, e mi impedisce per una sorta di pudore di recarmi a trascorrere le vacanze al mare, eccetera, 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 eccetera. Questo non ci interessa. Dunque, veniamo, cara Maria Grazia Rosmarino di Selva di Valgardena, Valgardena, al risolvere il tuo quesito. Io trovo che si debba risolvere il quesito all'origine, in maniera radicale.
con un attrezzo che io ti propongo: estirpapeli automatico a strappo, fatto dalla ditta Pulcriduto di Valmontone o Valmontone. Si procede in questo modo: si prende il pelo alla radice, si estirpa, aia, ecco, e poi il buchino prodotto dall'estrazione del pelo, il buchino insomma, si tura con un pochettino di stucco da muratore o del cemento a presa rapida e vedrai che non avrai più di questi problemi. Tanti auguri e a risentirci presto. T'ha detto niente, mamma? No. Ma io così. Quando è la sera, amorosa, ti tuffi nel letto, mi sembra di volare e volo dritta addosso al soffitto, ma in fondo, 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 a me tu piaci te. Mi guardi maliziosa, mi sorridi sotto i baffi, poi mi schiacci di premure. A me tu piaci te. Sei tanto grande amore, cioè sei il mio enorme amore, anzi ciccio ne scamore. A me tu piaci te. Adesso sei passata alla riscossa, me vuoi vedere tutto pelle e ossa. Al bagno turco io me so sciorto. A me tu piaci te. Senti, ma non ti ha detto niente, mamma? Rinchiuso dentro un casonetto per protesta fosse, mamma, questa società che ci sfrutta, che ci spreme, se ne ammazza, ci do. Questa società. Sono nervoso. Passeggio nervosamente. Sta società che io non la capisco proprio, già non ci danno niente di pensione, non ci danno, io di depressione c'ho la massima e di pensione c'ho la minima, posso ammazzare! A qualcuno piace Fred Astaire? Perché dice che ballava col ginger. E beh, io ballo col seltz, nel senso che ho una danza spumeggiante. Perché non si vede?
Io sono Enrico, è il meglio d'acqua de panico. Ballo liscio e ballo, diciamo, scambroso. Perché una ragazza, dopo che è stata con me nel vortice della danza, è perduta. Nel senso che qua non ci arriva più a ballare con me. Comunque io trascino, trasporto. Mi chiamano il ragazzo con la valigia. Facchino! E beh, io del giorno trasporto alle ferrovie e la sera trasporto sulla pista. Ieri sera mi è capitata una cicciona, c'hai una panza. Dico, ma che pure te balli? Sì, panza classica. Vado pure sulle punte. Dico, ma no, sulle mie, va sulle tue de punte, no. Poi mi ha fatto, stringimi. Dico, come faccio? Ma ci vorrebbe il braccio che la prolunga. Pareva un baule. Dico, ma noi non ci siamo già trasportati al bagagliaio dalla stazione. Avevo presa per incolla. Poi dice, change la fam. Arrivato uno, si è presa la mia ragazza e me ne ha portate quattro del resto. Comunque io il ballo ce l'ho nel sangue. Perché se non si è capito, c'ho pure il ballo di San Vito. Voglio fare americano, beh? Americano, one americano, one americano, one americano. Diciamo, ma che sta di? E che ne so, a me mi piace il sound. Ma dove sta scritto che devo fare l'italiano? No, gli italiani perdono sempre. E le guerre hanno perse tutti. L'ultima hanno pareggiata. Vuoi mettere il Marines? Air Marines, quello che qua hanno sbarca. E il giapponese te diventa giallo, yellow, oh, yellow, fare il barese. Dice, come sei diventato? Sono diventato yellow. Gli americani sono forti, sanno cantare, sanno mangiare, sanno camminare. Hai visto John Wayne? Vai John Wayne! E noi chi ci avevamo? Auto immagini Fabrizio contro gli indiani. Mussi quattro bacchetti mi faccio che patatina a tocchetti. Ma quale patatina a tocchetti? Ma quale patatina a tocchetti? Qua ci vuole air beef. Apri la scatoletta. The box. È giusto box. Che dopo che la magnata pare che ti hanno tirato un diretto allo stomaco. Americani sono forti.
Basta americani che capitano tutto a loro, già fanno il servizio militare con le donne. Poi come scendono su un porto, bua, rimorchiano subito, a rimettere le donne, insomma, rimorchiano. Perché dice che sul cappello ci hanno scritto rimorchiatore. E beh, io che ci ho scritto giocondo. Però a me non mi è capitato quasi mai. Comunque, tanto per fare un'ipotesi, no? L'altro giorno io venivo con la corazzata mia in così, no? La corazzata, insomma, mia. Mica è mia, è dello Stato, però per un par d'anni mi hanno prestato a me, a miaro d'amici mia. Insomma, io con la corazzata mia venivo in così, no? Poi c'era colei è una che mica la conoscevo io, no? Che veniva da qui in così con il suo yacht. Insomma, venivamo entrambi in così. E si vedevamo ambedue. Difatti, lei nel vedermi a me si deve avere pensato che io mi fossi pensato che lei si pensava che io mi pensavo. Siamo andati a sbattere. Oh. Era nei due del pomeriggio, non c'era una nave in un raggio di 100 chilometri. Io ho fatto, signori, ma che sta, siamo andati a appuntamento. Ma mo potevi dire, no, che io uscivo col sommergibile. Posto di manovra! Senti, muoversi! Posto di manovra! Chiudere i bocca aperti. Bocca aperti chiusi. Immersione rapida. Immersione rapida. Manovra eseguita. Perfetto. 27 secondi. Mai fatta una manovra così rapida. L'ammiraglio sarà fiero di noi. Che è successo? Ma che fa? Che è successo? Ci siamo scordati l'ammiraglio di fuori! Basta solo un bacio per sapere. E tu non lo saprai, non lo scoprirai, ed inutilmente chiederai. Quanto è buono il bacio e con le pere. Ormai lo sanno, da Costantinopoli ancestriere. E si va bene ma solo il contadino non lo sa. Un bacio soprattissimo persino, ma non dire niente al contadino. Ma porto il mio segreto sino in fondo e ti rispondo di no. Basta solo un bacio per sapere. E tu non lo saprai, non lo scoprirai, ed inutilmente chiederai. Quanto è buono il bacio con le pere. Accidenti! Ah!
l'aveva trovato un giorno il buon curato in fasce su gradini dell'altare. Se l'era tenuto e con amor cresciuto facendolo d'ogni arte appassionare. Ne era sortito qual giovane scultore dall'anima chiusa e dall'inquieto cuore, che un giorno gli disse: son figlio di nessuno, buon padre, me ne vado per essere qualcuno. Il vecchio prete il suo dolor nascose, gli diede del danaro e gli rispose: va, va, figliuolo mio, con la benedizione di Dio. L'arte sia per te come una mamma, sia per il tuo cuor la sola fiamma d'amor. Va, va, ma per tornar pieno di gloria e di danar, e in compenso allor per l'altar maggior mi farai una divina Madonnina. Addio. Passo per pane. Io dicevo sempre a mamma, dico, come vorrei che il principe volesse bene a me come a un figlio. Come un figlio. Dicevo sempre a mamma, mamma mia. Ma ricordate mamma mia? Tu madre? Buona mamma, Rosetta. Veniva qui al palazzo a fare bucata, a servizio. Come? Rosetta, no? Stava sempre su un terrazzo, china sul lavatore, c'era tutto. Due guance rosse. Bello, bello, ma sono passati 20 anni. 28. Mo ricordo perché io sono nato più o meno al tempo di quel lavatore. Allora. Non è che voi... Io che? No, dico, non è che voi mi poteste prestare cabriolet principe, sa, perché siccome che stasera c'è una sortita speciale, il caresse di bottega non va bene. Come no? Pieno del cabriolet, no? Grazie, principe. Saluto la Fernanda. Presenterò. Ammazza, non mi sfugge a niente. Fernanda, pure quella... No. Nomino motu proprio Conte. Contento! Questi balli popolari sono davvero pittoreschi. Per me più volgari che pittoreschi. Ma che sarà? È un sogno che s'avvera, a chi ha posta chimera, non me la può scappare. Ma che sarà? È Roma che rinfiana, acceso anche la luna, ma non me fatto fa. Italiani! Mi metto pure la corona. Italiani! Lui parla a sua maestà Tacchia Primo. Basta con i sacrifici, lacrime e sangue, basta. Io vi prometto 1 milione di posti di lavoro. Diatevi i soldi vostri, nobili, e andatevene tutti a... Vabbè, non proseguo perché sono un signore. Vi saluta Erconte Tacchia. Venite a casa mia. Non me lasciate solo, non me lasciate solo, non me lasciate solo. Venga, venga, venga. Lasciate solo, andiamo. Uscite, uscite. Ciao, ciao, andiamo. Avevo tante donne, se so tutte squagliate, certe se so sposate e le altre chi lo sa. Un mare di parole, un mare di promesse, vorrei che ne sentissi almeno quella là. Non mi lasciare solo, non mi lasciare solo.
non mi lasciare solo, che solo non ce so sta. Non mi lasciare solo, non mi lasciare solo, non mi lasciare solo, che solo non so che fare. Lasciate solo, non mi lasciate solo, non mi lasciate solo, che solo non ce so sta. Non mi lasciate solo, non mi lasciate solo, non mi lasciate solo, che solo non so che fa. O come mi sono divertito, o come mi sono divertito. La voglia da lì mi sono divertito.